Il posto di lavoro è un ambiente molto difficile ed insidioso se vuoi tentare di attirare l'attenzione di qualche collega. Per tutta una serie di motivazioni. 1. I colleghi sono i primi a notare la cosa e sicuramente commenteranno la vicenda. Quindi potresti finire per essere bloccato dalla paura del giudizio. 2. La presenza del tuo capo potrebbe indurti pressione, perché c'è il rischio che possa constatare un basso livello di professionalità da parte tua. 3. Un eventuale rifiuto peserebbe di più, in quanto poi ti ritroveresti a vedere la stessa persona ogni giorno seguente. Tuttavia, non possiamo vergognarci di essere uomini, né farci condizionare in maniera eccessiva dall'ambiente circostante. Ovvio, dobbiamo adottare le giuste precauzioni e non commettere delle cazzate clamorose. Quindi partiamo dai 10 errori che non bisogna assolutamente fare in questa circostanza. Errore numero 1. In questi ambienti non vale la regola chi primo arriva, prima alloggia. Precipitarti a ricoprire di attenzioni e gesti inequivocabili la tua collega ti fa essere il primo, ma ad essere scartato tra i possibili pretendenti. Errore numero 2. Dichiarare il tuo interesse ad una collega quando ancora non sai se è ricambiato non è assolutamente una scelta audace, poiché la vedrai poi ogni giorno e ti bruceresti così la possibilità di provarci con un'altra. Errore numero 3. Ricoprire di piccole attenzioni, come ad esempio regalare una nuova spillatrice oppure un set di matite nuove, sono gesti scontati e banali se hai un vero interesse verso di lei, perché tutto ciò lo farebbe anche qualsiasi altro suo collega. Errore numero 4. Tempestare di complimenti la tua collega non ti farà guadagnare punti ai suoi occhi, specie se il complimento lei è già stato fatto da altri 20 colleghi maschi. Se fai le cose che fanno tutti, sarai considerato come uno dei tanti. Errore numero 5. Fare continue e ripetute battute maliziose e a sfondo sessuale non accenderà di passione la tua collega, specie se la conosci da 3 giorni e non hai ancora avuto modo di sapere se tu le piaci. Ti faranno invece essere etichettato come quello affamato e che non batte chiodo. Errore numero 6. Se ci provi spudoratamente con una tua collega e vieni rifiutato, poi ci provi con un'altra e vieni rifiutato, poi un'altra ancora e anch'essa ti rifiuta, finirai per crearti una cattiva reputazione all'interno dell'ufficio. Di conseguenza, nessuna, neanche le nuove, vorranno uscire con te. Le ragazze tra di loro parlano. Errore numero 7. Farti trovare sempre di fianco a lei a pranzo, nelle varie pause caffè e seguirla come un'ombra non farà di te una persona interessante ai suoi occhi, ma l'ennesimo uomo che le offre indicatori di interesse come un cagnolino. Errore numero 8. Chiedere il numero alla tua collega con una scusa banale, come ad esempio ho bisogno di informazioni su alcune pratiche, mi daresti il tuo numero? Non funzionerà se prima non l'hai incuriosita e un minimo attratta. Errore numero 9. Se le hai chiesto di uscire e lei ti ha dato picche e continui costantemente ogni 2 giorni a chiedere un appuntamento, non la conquisterai per sfinimento. Errore numero 10. Vantarti e pavoneggiarti di una tua fantomatica conquista come se fossi tornato in terza media e stessi parlando con il tuo compagno di banco non ti fa guadagnare punti ai suoi occhi.